Controlli a tappeto del Super Green Pass nei locali del centro di Trieste, a partire dal Borgo Teresiano. Immediatamente. Poliziotti armati di smartphone con l'apposita app per leggere i QR code del certificato verde e, ribadiamo, al di là della richiesta di stamparlo, è ritenuto assolutamente valido anche quello esibito sul cellulare. Nei bar e ristoranti le pattuglie si sono soffermate su clienti e personale a partire da Ponte Rosso. La procedura, quantomeno temporaneamente, prevede la verbalizzazione su carta dopo il controllo e il successivo invio alla questura dei dati personali e dell'indirizzo. La disponibilità riscontrata in mattinata è mediamente buona e, specie nei locali, nessun problema a fornire il certificato. Gli agenti monitorano anche i passanti per far rispettare l'obbligo di mascherina in zona gialla. In questo caso, a meno di presenze di assembramenti di persone che non la indossano all'aperto, il primo invito dei poliziotti ad alzarla sopra il naso, per chi non la stesse utilizzando nel modo corretto, è di tipo informativo e non coercitivo. Insomma, niente pugno duro, ma invito al rispetto delle regole. Nella giornata di ieri, lunedì 29 novembre, i controlli si sono concentrati nella zona di Cavana, di Viale Miramare e di Forulpiano per quanto riguarda i pubblici esercizi e nel rione di San Vito e Forulpiano per le palestre. Il report riferisce del controllo in 30 attività con la verifica del possesso del certificato verde per 219 persone tra clienti e dipendenti e due sanzioni a carico di una palestra.